Nei giorni successivi alla storica entrata in funzione del Mose, la Basilica di San Marco è sempre andata sotto acqua. I problemi, perciò, per il simbolo più fragile della città, non sono risolti. Tutti i giorni, con una puntualità sconcertante e molto più ravvicinata rispetto agli anni passati, l'incubo dell'alta marea si è fatto vedere. Un dramma quotidiano. Ecco perché non si deve più perdere tempo, ammonisce il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. Il Mose è solo il primo passo. Abbiamo superato il primo gradino di una scala molto irta che ci obbligherà ad avere delle scelte da compiere di estrema difficoltà ed urgenza. Stiamo constatando che da sabato in avanti le acque alte sono arrivate in Basilica tutti i giorni, come nel passato questo non accadeva con questa consistenza. L'urgenza perciò è massima. Questo ci obbliga a pensare cosa succederà. Da un lato ci viene garantito che il Mose funzionerà tutte le volte che c'è un pericolo al 130. Questo significa che tutto il percorso che ci lascia prima dei 130 ci lascia in balia delle alte maree. Nel frattempo non abbiamo notizia di quello che succederà della messa in sicurezza dell'area marciana e in particolare dell'altezza 110. Sopralluoghi sono stati fatti anche questa mattina e l'esito non è stato tra i più confortanti. I giri che abbiamo fatto in Basilica anche ieri e anche questa mattina ci dimostrano i danni avuti e che si accentuano ogni giorno di più. La salsedine è sempre più corrosiva.